una ricetta fatta apposta per esaltare la sapidità della carpa. La eseguiremo insieme al nostro chef Luigi Lombardi. Ingredienti semplicissimi: rosmarino, un rametto, qualche foglia di salvia, aglio, due spicchi oppure, se l'avete, aglio fresco, un po' di brodo di carpa che abbiamo ottenuto facendo bollire la carcassa del pesce che abbiamo sfilettato, 250 g di filetti di carpa, spaghetti, per 4 persone ne bastano 3 etti e 20, 3 etti e 40, olio extravergine d'oliva, pepe bianco di mulinello, sale. Il procedimento è elementare, si tratta di far imbiondire in padella con olio extravergine d'oliva, aglio, salvia, rosmarino. Appena hanno preso colore, si fa a dadini la carpa, si passa in padella, si allunga con un po' di brodo di pesce in modo che la salsa diventi cremosa. Nel frattempo si lessano gli spaghetti. Una volta che gli spaghetti sono al dente, si passano in padella, si fa la mantecatura e il piatto è pronto, come lo farà magistralmente il nostro Luigi. Ti passo la carpa per i dadini. Grazie. Prego. Intanto partiamo. Chef, se sei d'accordo, io calo la pasta. Benissimo. Chef, i spaghetti sono pronti, che col sugo come sei messo? Benissimo. Vado, eh? Vai, vai. Preparati che ora qui si scola. La voilà! Mantechiamo e il piatto è praticamente fatto. Vedi? Lo faccio io? Faccio vai, io. Vai. Sì, ma un po' di colore per la nostra preparazione che sa di lago, di campagna e di Mediterraneo.